darvi località in Pozzo della Maiolana nel comune di Chitignano per esercitazione. Casentino 50 accoppiato e partiamo. Esercitazione antincendio per l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, che gestisce il servizio associato sia per i comuni casentinesi ma anche per Capolona e Subbiano. Un'esercitazione a oltre 1000 metri nel territorio di Chitignano sull'Alpe di Catenaia, con la partecipazione dei Vigili del Fuoco, dei gruppi volontari della Racchetta di Ortignano Raggiolo, della VAB di Castiglion Fiorentino, con l'Osservatore della Regione Toscana e il Coordinamento Provinciale. C'è una segnalazione di una fumata, un probabile incendio boschivo, località in posto della Maiolana nel comune di Chitignano, puoi recarti sul posto interrogativo? Affermativo, partenza immediata, tempo stimato 15 primi. Allora, ti confermo che si tratta di un incendio boschivo che interessa un bosco di conifere, quindi ti confermo anche la preallerta dell'elicottero e il decollo quanto prima. Presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, Carlo Toni, che in questo momento forse avrebbe il desiderio di partecipare a questa esercitazione, perché per anni è stato anche colui che proprio ha diretto queste esercitazioni per quanto riguarda la protezione civile e anche l'antincendio. Qui in questo momento, proprio Presidente, che cosa si sta facendo? Stanno montando una vasca dalla capacità di 6 metri cubi. La vasca serve perché in questa vasca può anche l'elicottero attingere, comunque posizionata vicino alla fonte d'acqua può essere utile anche per fare il rifornimento dei mezzi. Questa è quella che noi si chiama catena d'acqua. Quindi è una catena d'acqua in pratica che serve per avere sempre un rifornimento continuo di acqua. Sì, dovrebbe essere il... Una volta montata la vasca, l'autobotte, perché sta in dotazione l'autobotte ci scarica subito l'acqua e poi torna a fare rifornimento. E nella vasca, in un posto accessibile, ci possono venire mezzi più leggeri a fare rifornimento. Tant'è che su questa vasca è di dimensioni tali che ci può prendere anche l'elicottero. Chiaramente l'elicottero, se non si rifornisce, fa la svelta anche a votarla, perché l'elicottero poi ne porta via 700-800 litri, sono 6 metri cubi, quindi fa due sganci. Però, come siamo in questo caso, qui abbiamo un laghetto antincendio e con sistema di pompe può essere alimentata e comunque può essere montata magari anche in un posto dove c'è acqua ma dove l'elicottero magari non può prendere. Abbiamo fatto una volta questo lavoro su a Montemignaio, stava bruciando, c'era il fosso vicino, quindi l'elicottero ovviamente nel fosso non poteva prendere. Montammo la vasca in un pianello, dal fosso con la pompa riempivamo la vasca e l'elicottero lo lavorava. Cioè sembra, ma comunque l'acqua è sempre un elemento determinante per lo spengimento degli incendi, oltre che le nuove tecniche che sono un pochino al ritorno al controfuoco, cioè il personale viene opportunamente formato proprio per ritornare alle vecchie pratiche del controfuoco che sapendolo fare funziona. Addirittura ci sono proprio dei gruppi specializzati, si chiamano gruppi GAUF, gruppi addetti uso fuoco, in sigla, in acronimo. Sono persone che si spostano su indicazione della centrale operativa, della sala operativa, e si spostano negli incendi, perché non sempre è possibile arrivarci con i mezzi, quindi
zone impervie, non sempre è possibile avere i mezzi aerei, quindi in questo modo con opportuna tecnica, insomma, bisogna cercare di fare un fronte di fiamma che si va in qualche modo a poi a interferire col fronte dell'incendio e diciamo si è spento. Certo, c'è una grande capacità, le tecniche che si usavano prima che arrivassero gli aeroplani, gli elicotteri, i mezzi di movimento a terra. Diciamo che oggi per lo spengimento degli incendi la formazione, la regione provincia di Siena, c'è la scuola lì a Monticiano, la scuola antincendio che è ottima, sono ottimi istintori, è bello il programma, quindi è una bella scuola dove in qualche modo si fa formazione a tutti gli effetti, dove vengono formati non solo poi i direttori delle operazioni ma tutto il personale. Cioè è importante che quando si va vicino agli incendi chi ci va sia informato e formato, questo è... Vigili del Fuoco di Arezzo, una esercitazione insieme tra Unione dei Comuni Montani del Casentino, quindi Protezione Civile, insieme anche a volontari della Racchetta e del VAB. Credo che oggi comunque sia interessante il fatto di fare queste prove, diciamo, sul campo, no? Sì, indubbiamente l'obiettivo è quello di provare in tempo di pace quello che può succedere, che succede realmente poi d'estate con gli incendi boschivi. Cosa importante è anche un coordinamento generale, no? Sempre in modo da poter capire le forze dell'uno e dell'altro e riuscire a metterle in campo tutte. Sì, sicuramente, perché in questo caso poi gli incendi boschivi è una materia un po' complessa perché, come sapete, insomma, c'è una gestione che sarebbe competenza regionale, però noi siamo sempre sul pezzo, c'è poco da fare, quindi c'è bisogno di una collaborazione sempre, quindi è importante anche fare queste esercitazioni, insomma. La cosa interessante è proprio qui c'è proprio un laghetto e quindi diventa importante proprio la linea d'acqua poter essere utilizzata quando magari non si usa neanche l'elicottero e quindi ci possono essere delle situazioni diverse, giusto? Sì, è importante avere l'acqua dislocata nel territorio in modo ai fini dell'approvvigionamento dei mezzi antincendio per lo spegnimento delle fiamme attive. Quindi è importante i laghetti soprattutto per quanto riguarda il discorso dei mezzi aerei. È importante anche per il rifornimento dei mezzi terrestri poter pescare acqua dai laghetti nei vari moduli antincendio. Ed è questo che proveremo a fare oggi, approntando una linea d'acqua sia dal laghetto verso i mezzi antincendio che anche da un corso d'acqua direttamente nei vari moduli. E questo quindi è importante a livello operativo testare queste procedure per poi nella realtà essere pronti all'intervento. L'obiettivo. Una cosa importante, io vedo una grande collaborazione tra tutti i soggetti, sì, no? Da quello che è il volontariato a quello, certo, che è i Vigili del Fuoco, a voi come Unione dei Comuni Montani, no? Certo, perché ci sono anche la legge poi che stabilisce, no? le competenze rispetto all'incendio del bosco, rispetto all'incendio di vegetazione, rispetto alla presenza di come in questo caso di anche se dell'Unione dei Comuni, di fabbricati nelle aree che possono essere interessati dall'incendio, quindi ognuno ha il suo compito, però l'importante è che il sistema funziona se si lavora insieme, se in qualche modo c'è un affiatamento, per cui la collaborazione è fondamentale. Senza collaborazione si rischia di avere tante risorse, ma se non sono in qualche modo coordinate, se non c'è sinergia nell'utilizzo della risorsa, anche le operazioni di spengimento diventano più complicate, insomma. Esercitazione di incendio boschivo, anche per la Racchetta, in questo caso sei chiamato anche proprio così continuamente, siete in due. Paolini e Brocchi. In questo caso importante proprio fare l'esercitazione e cercare di coordinarvi tutti insieme, perché oggi c'è l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, ci siete voi, c'è la VAB di Castiglion Fiorentino, ci sono i Vigili del Fuoco. Le esercitazioni sono molto importanti, così per il mantenimento dell'antincendio boschivo, in modo tale da essere sempre formati in qualsiasi evento possa succedere. Senti, in questo caso la Racchetta è sempre molto impegnata, ora siamo in inverno ma in estate sempre di più, no? Siamo impegnati anche d'inverno perché con lo spargimento sale, l'aiuto alla popolazione, mancanza di energia elettrica, comunque servizi di protezione civile. Quanti siete a Ortignano? Noi siamo 22 nella sezione.
Quindi è una bella sezione corposa, dobbiamo dire. Per la quantità della popolazione siamo 800 abitanti iscritti vivi, che stanno lì sono 500, quindi è una buona percentuale della popolazione che partecipa all'antincendio. Vorrei ricordare una cosa che è importante, voi siete volontari. Siamo volontari, non veniamo retribuiti, si fa tutto per passione. Abbiamo visto che infatti quanto è indispensabile questa linea d'acqua, perché su durante l'esercitazione dello spengimento abbiamo visto che 400 litri d'acqua sono volati via in 3 secondi proprio nello spengere un incendio, quindi dopodiché si sarebbe rimasti così senza poter veramente andare avanti. Questa è una pompa che diciamo dimandata. Deve essere, la vasca deve essere aumentata, alimentata, giù sotto c'è il laghetto antincendio, ma il laghetto antincendio ovviamente è usabile dall'elicottero, però nella simulazione diciamo che fosse una pozza d'acqua che non si può utilizzare, in questo modo col pianello, mettendo una pozza, una pompa giù nel lago, si riesce ad alimentare, e questa poi può addirittura rifornire, o i mezzi stessi si possono rifornire da soli, che sono in grado di aspirare l'acqua, forse così si fa prima. Senti, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino ha una grande responsabilità in questo senso, perché è un servizio veramente reso territorio molto grande, certo, no? È un territorio, la zona di competenza è il Casentino, compreso Subiano e Capolona, e in questi anni io credo di averci messo anche del mio, insomma, nell'organizzare questo servizio, e mi piange un pochino il cuore di non essere in divisa, però il ruolo è un altro tipo di compito, la presidenza era in questo momento dal comune di Poppi, ho pensato che fosse giusto, insomma, quindi ho preso l'aspettativa, insomma, sono in qualche modo allontanato dall'operatività, però insomma la tuta l'ho sempre dietro, quindi non c'è problemi. E noi comunque come Unione abbiamo un buon servizio, degli operatori bravi, l'abbiamo specializzati anche nell'intervenire, perché non solo, cioè noi pensiamo all'incendio, soprattutto allo spengimento, no? Ma lo spengimento è importante perché comunque bisogna spengerlo, però quello che conta è far sì che dopo non possa riprendere e ripartire, quindi c'è tutto un lavoro di bonifica che si fa con l'acqua, ma si fa anche senza acqua, con le motoseghe, facendo, delimitando le aree, staccando le aree da quelle interessate all'incendio, da quelle che invece non hanno avuto l'incendio, si determina queste, si chiamano staccate, cesse, insomma, queste, si pulisce la vegetazione in maniera che non ci sia passaggio. Si può fare anche con i mezzi in movimento terra, quindi diciamo c'è un incendio, c'è una vastità anche di interventi e di modalità di intervento, no? Motoseghisti con la zappa, la macchina movimento terra, cioè veramente ci si può sbizzarrire su questo, e soprattutto è l'organizzazione che deve prevedere tutto questo, quindi essere in grado poi di movimentare queste risorse. Poi noi fra l'altro abbiamo anche formato, come poi tutti gli enti, stessi vigili del fuoco, sempre nella famosa scuola che è la regione, merito della regione, siamo come regione toscana credo all'avanguardia in Italia su questo, sul metodo di insegnamento e poi sul risultato che viene ottenuto. Vengono formati per esempio direttori d'operazione del spengimento, i cosiddetti DO, che sono quelli che hanno durante l'incendio hanno la responsabilità delle azioni che vengono svolte, sono quelli che con la radio comunicano sia con l'elicottero che con eventualmente la presenza di mezzi aerei, e devono in qualche modo, tramite inizialmente una strategia, cioè cosa voglio fare, cioè voglio spengere l'incendio. Poi dopo l'incendio, una volta definita la strategia, cercando di capire quali sono le condizioni che lo favoriscono, quindi le pendenze, il vento, tutto, cioè un'analisi proprio delle orografiche anche del momento, e poi dopo tramite la tattica, cioè mi muovo come mi muovo,
e la tattica si attua attraverso proprio la manovra, cioè tu vai lì e fai questo. E il direttore dell'operazione ha questo importante compito, il quale lo fa da solo a seconda. C'entra anche la provincia oppure no? In questo caso, dato che la protezione civile è a volte l'incidenza della provincia. L'incendio può diventare un'operazione di un evento di protezione civile. Normalmente l'incendio del bosco nelle nostre zone non lo è, però se te prendi l'incendio di Calci, quando poi... certo, dopo ci sono problemi di evacuare le persone e quindi in quel caso i vigili del fuoco vanno vicino a proteggere i beni, no? E quindi subentra il comune, subentra, io ricordo l'incendio dei Calci famoso nel 2000, quando fu qualche anno fa, insomma il primo giorno, cioè durata una settimana, in ultimo in due episodi diversi, uno in primavera e uno in autunno, sono bruciati 1300-1400 ettari di bosco in una zona che era anche antropizzata. Poi per noi è grande, poi se pensi agli incendi della Spagna, agli incendi della Grecia, agli incendi qualche volta in America, in Australia, non si parla dei 1500 ettari, si parla dei 15.000-30.000, quindi è chiaro che lì diventano una calamità che va affrontata proprio con le tecniche. Senti, il nostro quest'anno com'è andato per quanto riguarda proprio il nostro territorio? Il nostro è andato perfettamente, il sistema era attivo, però non c'è stato bisogno di pochi focolari, piccoli problemi, e comunque noi siamo sempre stati nel circuito regionale disponibili con le nostre forze, andare sempre fuori zona. In Toscana non è bruciato molto e quindi da noi di conseguenza è bruciato, noi seguiamo un pochino l'andamento, se brucia parecchio brucia anche da noi, se brucia poco da noi, forse anche perché per il tipo di bosco innanzitutto, perché una cosa è l'incendio nelle zone di mare, nella macchia mediterranea, l'altra cosa invece un incendio magari nei nostri boschi che sono d'alto fusto, insomma sono una situazione di vegetazione diversa, per cui abbiamo comunque dato il nostro aiuto quando ce l'hanno chiesto anche fuori provincia, quindi noi siamo sempre stati e lo siamo tuttora a disposizione per fronteggiare questa una piaga, perché oggi comunque bisognerebbe fare proprio veramente una seria riflessione sugli incendi del bosco, sulle conseguenze, ma questo è un tema generale di ambientale, di cambiamenti climatici e tutto. Allora, un grazie naturalmente a Carlo Toni, oggi presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, ha dentro il suo mezzo anche la tuta, perché non si sa mai quello che potrebbe essere succedere. Questo sarebbe stato anche da... Ora, è vero che per andare in un incendio bisogna essere idonei innanzitutto fisicamente, quindi non puoi avere, quindi c'è la visita del dottore, noi ce l'abbiamo, insomma, medico della sicurezza che deve certificare la tua idoneità, poi dopo c'è l'idoneità professionale, sapere cosa uno va a fare. Davanti a uno dei mezzi del servizio antincendio dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, con coloro che stanno lavorando e quindi stanno arrivando proprio tutti qua a completare tutto questo gruppo che è importante, che sta in questo momento anche coordinando. Ecco, credo che Presidente, devi essere soddisfatto. Certo, soddisfattissimo. Ho vicino a me la dottoressa Brezzi, che è la responsabile del servizio 5 deleghe regionali, poi dirà lei qualcosa. Ho accanto a me dov'è? Fabio. E Fabio è stato, prenderà il mio posto, anche perché io il prossimo anno vado in pensione, quindi è giusto che qualcuno mi sostituisca. Siamo stati una vita insieme, stato ed è prima di tutto un amico e poi è un leale collaboratore, mi fido di Fabio, abbiamo fatto tante avventure insieme, tante esperienze insieme, quindi penso che sia una buona
una buona scelta che Fabio continui nell'esperienza. Abbiamo vicino poi un nostro operatore, Moreno Renzetti, anche lui autista di mezzi pesanti, quindi abbiamo i nostri mezzi, quindi tutta la gamma di quello che ti dicevo prima, di quella che è l'organizzazione. Poi magari Beatrice se... Allora, Beatrice, come intanto responsabile. Come responsabile credo che sia comunque interessante il fatto, certo, di partecipare alle esercitazioni, ma soprattutto creare momenti di esercitazione. Sì, qui presenti stamani ci sono solo alcune squadre, squadre di operatori formati, l'Unione dei Comuni ha 39 operai tutti formati per operare nell'antincendio boschivo. Abbiamo disponibilità di mezzi, come vedete, mezzi antincendio, queste giornate sono molto importanti proprio per mostrare anche l'importante lavoro che facciamo durante l'estate e anche nei periodi in cui l'emergenza incendi è minore. Ecco, Fabio Ciabatti quindi naturalmente sarà il sostituto e proseguirà con impegno proprio quello, però la cosa bella ha detto... un fido, un fedele, un attento, un professionista, quindi credo che questo sia altrettanto importante per l'Unione dei Comuni Montani del Casentino perché svolge un servizio associato di grande importanza. Sì, Carlo sicuramente ha detto troppo bene, quindi non è tutto vero, però quantomeno ci si prova, è l'unica cosa che uno siamo abbastanza... diciamo avere tutte le maestranze dai motoseguisti, quindi a tutto tondo, non solo quelli che sono con noi, quindi da Vigili del Fuoco, tutti i volontari, ma anche tutto il nostro gruppo che è diciamo sempre lavorato con attenzione e con, veramente con bravura. Questa è una cosa importante, continuerà questo gruppo, naturalmente abbiamo parlato di mezzi pesanti. Sì, è importante portare una grande quantità d'acqua sugli incendi perché noi chiaramente spingiamo con l'acqua. È vero, e naturalmente anche il fatto che proprio senza mezzi non si può. Senza mezzi diventa molto complicato. Significa mezzi efficienti, mezzi sempre pronti a partire, a dare proprio il massimo in questo lavoro. Sicuramente, sicuramente. La domanda ora è, va in pensione? Eh sì. E quando? Beh, dunque, allora, questo è allora, dunque, io sono, come sai, sindaco del comune di Poppi, quindi, come ti ho spiegato, ho dovuto prendere l'aspettativa, quindi fino al 9 di giugno rimango sindaco e presidente dell'Unione, poi il 9 di giugno ci saranno le elezioni, quindi vediamo, si parla di terzi mandati, vediamo quello che... Comunque, ad oggi... Io il 9 di giugno finisco la mia esperienza di sindaco e di presidente dell'Unione. Poi è chiaro che la presidenza dell'Unione rimarrà a chi sarà il sindaco di Poppi, può darsi anch'io, se ci sarà il terzo mandato, vediamo, insomma, cose da discutere. Poi quindi il 9 di giugno, giugno, luglio, agosto, 3 mesi, poi a settembre faccio l'età, per cui a settembre potrei anche tornare... Potrei fare nel 2024, potrei rifare la stagione antincendio, che comunque la farò se non sono, diciamo, non ho una carica elettiva, la farò tornerò in Unione, come ho sempre fatto, e comunque la farò sempre, nel senso che ormai questa esperienza dell'antincendio, della protezione civile, mi ha accompagnato sempre da... Per cui è qualcosa che, senti dentro. Che rimane, rimarrà anche quando uno poi sarà... Sì, anche in pensione c'è anche il volontariato. E quindi, no, tu sei per l'attività. Non è tanto che lo faccio, no, ci sarò, comunque in qualche modo ci sarò. Poi vediamo come... Allora, come ti dicevo, vedi, delle figure professionali, no? L'operatore, il responsabile, qui per esempio abbiamo, vedi? Responsabile di gruppo antincendi boschivi. Cioè questo è, diciamo che lui ha la sua funzione nell'organizzazione, quindi coordina il gruppo di persone che durante l'incendio, quindi è un terminale della disposizione data da chi? Da questo soggetto qua, gira,
che è direttore dell'operazione antincendio Boschivo. Ed è Daniele Bronchi. Ed è il Daniele Bronchi, ed è diciamo responsabile di tutto ciò che succede nell'incendio. Quindi responsabile nel bene sempre, purtroppo anche nel male se dovesse succedere cosa. Comunque è una persona che sarà in caso di qualche guaio sentita. Non è, fra l'altro lui è oltretutto, oltre che essere Dio, è un Dio Gauf. Cioè, te l'avevo spiegato prima, i Gauf sono quelli, sono gruppi addetti all'uso del fuoco, quindi lui è un Dio Gauf, quindi può sia coordinare l'operazione di spegnimento, sia poi lavorare proprio con le nuove tecniche di controfuoco. Poi dopo abbiamo Vezzosi, di Regione Toscana, che è il referente provinciale, perché noi siamo diciamo, in questa catena, il territorio, la provincia, per arrivare alla sala operativa regionale, la SOUP, che è la sala operativa di protezione civile antincendio, l'H24, per tutto l'anno. Quindi è 800-425-425 il numero di emergenza che tutti, per qualunque cosa, rispondono sempre. Quindi e lui è il tramite fra il territorio e poi la sala operativa e coordina le varie zone, le varie unioni del, in questo caso presenti nella provincia, quindi Casentino, il Vardarno, la Valtiberina. Vezzosi, allora oggi questa esercitazione come l'ha vista intanto? Ma devo dire, come insomma, ho già anticipato a tutte le squadre, serve proprio per vedere criticità particolari che si dovessero verificare sugli eventi nella realtà. In questo caso abbiamo a disposizione un invaso antincendio che per poter sfruttare l'acqua in condizioni di sicurezza, perché l'ipotesi dello scenario era quella che ci fossero due mezzi aerei che operassero e prelevassero acqua dall'invaso, in questo caso si è visto che tramite i mezzi leggeri è possibile comunque operare il riempimento della vasca per poi consentire la rotazione dei mezzi sull'incendio, che in questo caso era circa un chilometro di distanza da qui. Quindi sembra la risposta sia ottimale, tutte diciamo, le forze in campo stanno dando il meglio di sé e quindi per ora mi sembra che insomma, le cose stiano andando nel migliore dei modi. Daniele Bronchi, stamattina l'abbiamo visto, proprio appena è arrivata la comunicazione direttamente, quindi abbiamo visto un po' tutto l'iter di partenza e soprattutto anche con la velocità, ma con la testa direi io, cioè senza farti prendere agitazione, ma con quella competenza e professionalità che ci deve essere. No? Sì, assolutamente, ci sono procedure che devono essere seguite chiaramente dall'inizio della segnalazione e poi successivamente all'attivazione di tutte le forze in campo, quindi in questo caso le squadre dell'Unione, la collaborazione con i Vigili del Fuoco, i volontari. Qualora c'è necessità del mezzo aereo, la SOUP riesce chiaramente a fornire supporto con il mezzo aereo e quindi seguendo tutte le procedure in sicurezza si riesce poi a gestire tutti gli eventi, come di fatto sta succedendo negli ultimi tempi, che sono sempre di più gli incendi che hanno insomma, dimensioni rilevanti, però Regione Toscana cerca di non farsi trovare impreparata, ecco, questo è un po' la sintesi, che poi è quello che spinge l'effettuazione delle esercitazioni, ovvero in tempo di pace si cerca di mettere a posto tutte quelle dinamiche che poi serviranno al momento degli incendi. Tra l'altro, aspetta, volevo aggiungere una cosa proprio sulla parte iniziale di quello che hai detto, cioè la comunicazione, cioè il fatto di utilizzare un certo linguaggio, da non farsi prendere dalla frenesia, da anche sicurezza per te stesso, ma devi trasmettere anche agli altri, perché devi far capire al personale che almeno che tutto andrà sotto controllo, che ci sono le idee chiare, cioè diciamo è un pochino una specie di autoconvinzione per cui ognuno cerca di trasmettere, di infondere agli altri la fiducia, perché come si è detto, essendo un sistema che lavora insieme, bisogna trasmettere questa sicurezza non solo al tuo gruppo ma a tutti quelli che poi partecipano all'incendio. Quindi Daniele ci è riuscito, stamattina dobbiamo dire. RDG, il ruolo, non può prendere iniziative, si deve sempre confrontare con il DO
e prima di prendere qualunque iniziativa la responsabilità addosso più di tutti ce l'ha l'Udice, detta male. Quindi l'RDG può consigliare, però senza avere avuto l'ordine da Dio non può prendere iniziative spontanee. Uno dei primi che arrivano, per esempio, nel sistema nostro di pattugliamento mobile, noi abbiamo le squadre, ma tutta la regione che pattugliano il territorio, quindi la chiamata dell'incendio può venire o dal cittadino o dalle sale operative o anche per diretta osservazione, quindi arrivano per primi e nel momento che arrivano per primi devono comunque cercare di descrivere a chi sta dall'altra parte cosa sta succedendo, già che in maniera tale che uno possa in qualche modo. Poi ci aiutano tanto le tecniche che sono la possibilità con di dare coordinate. È iniziata proprio così, con una chiamata, mentre voi eravate lì in quel momento tranquilli. Sì, sì, succede così. In genere siamo d'estate, quindi siamo tranquilli, siamo a fare le nostre cose nella reperibilità, quindi in un intervento di 20 minuti circa alla sede, e siamo in attesa. Meglio di no, però poi se ci sono chiamate faremo del nostro meglio, come diceva prima Carlo Toni, cerchiamo di arrivare con una tranquillità, con una professionalità, perché la fretta è cattiva consigliera sicuramente. Il mio ruolo di essere direttore di operazioni di spingimento è importante nel sistema AIB, la figura apicale dell'evento. Però ciò non vuol dire che io in realtà sia il capo di nessuno, devo cercare di tenere le squadre e coordinare tutto questo in rapporto anche con la sala operativa, che ha un'altra funzione fondamentale, perché spesso arriviamo in luoghi che non conosciamo così perfettamente, quindi il supporto dei sistemi anche tecnologici di oggi, quindi Telegram o anche loro in sala operativa, dove far l'altro lavoro anch'io, riusciamo anche a dare delle informazioni veramente rilevanti e fondamentali che ci fanno risparmiare un sacco di tempo e comunque ci fanno fare una strategia sempre adeguata, perché l'incendio è una cosa in movimento e in divenire, non sappiamo mai. Abbiamo anche, grazie agli analisti di sala, dei report meteo costanti, quindi sappiamo anche cambiamenti di vento che sono fondamentali nella tattica di avvicinamento e spengimento di un incendio. Quindi ce la mettiamo tutta e cerchiamo di fare il nostro meglio. Lui è Fabrizio Adonin, dottore forestale, e responsabile del COP, perché abbiamo qual è la catena, l'Unione dei Comuni, insomma, il soggetto nel territorio, il centro operativo provinciale, la SOP regionale, sono queste le, e da qui la sua voce è una voce conosciuta perché con collegamento radio, e quindi è la persona che in qualche modo poi muove noi del territorio, e la persona che poi tiene il collegamento con la sala operativa per le necessità che vengono poi dall'incendio. E allora in questo caso è comunque una bella responsabilità, perché devi riuscire a tenere le fila di tutta una situazione e soprattutto dare visibilità che gli altri non hanno, cioè gli altri attraverso te, attraverso quello che riesci a vedere, riesci a capire da tutti quanti, devi ridare comunque informazioni a tutti. Certo, informazione chiama informazione, io sono, se mi permette, uso sempre una battuta, che la sala operativa deve vedere con gli orecchi, perché abbiamo solo un canale radio e quindi acquisendo informazioni sia da parte cartografica sia interrogando il personale sul posto acquisiamo informazioni di dettaglio per capire lo stato dell'arte dell'incendio e di conseguenza attivare chi è necessario secondo la zona di competenza, secondo la gravità dell'incendio, secondo le condizioni meteo. Tutte queste informazioni la sala operativa le ingloba, le memorizza e decide chi inviare. Ora, ogni zona ha degli enti competenti, qui siamo un Casentino, è una struttura grossa e funzionale, cioè l'Unione dei Comuni, ma non necessariamente possono intervenire loro, perché la maglia provinciale si sposta in base all'esigenza. Quindi loro per fortuna hanno una struttura importante organizzata bene alle spalle, però se c'è necessità di un evento enorme e grande
dalla provincia viene in supporto tutte le figure necessarie per intervenire. L'abilità di chi sta in sala operativa, come giustamente diceva Fabrizio, è quella di capire l'evoluzione, l'evolversi dell'incendio, perché anche la sua attivazione, i tempi con cui lui poi movimenta sono determinanti, perché non ci vogliono, diciamo, incertezze, bisogna essere subito, capire qual è la manovra giusta da fare. Esattamente, si chiama principio di concentrazione nelle forze, no? Intervenire tanti e subito può risolvere. Se qualcosa si sottovaluta, l'incendio è sotto gli occhi di tutti, da piccolo può diventare grande, quindi quando è piccolo tante persone, e poi capire la potenzialità di sviluppo. Certo. Un incendio in un prato chiaramente è molto meno pericoloso che un incendio in questa situazione, dove c'è il secco chiaramente. Allora, credo che questa collaborazione sia importante, sia fondamentale, e quindi abbiamo... Abbiamo anche delle... Cioè, se l'indore, non diciamo alla sala operativa che abbiamo spento, diciamo, almeno non c'è più fiamma attiva, diciamo la parola di gergo tecnico, questo già a lui fa. E se quando poi l'incendio comincia ad avere una certa superficie, ecco, le cose possono complicarsi, e quindi c'è bisogno di rivalutare tutto e movimentare risorse aggiuntive. Ecco, però. Un ultimo inciso, perché negli ultimi anni, voglio sottolineare, la tecnologia nelle sale operative ci aiuta tanto, perché la provincia di Arezzo ha 3/4 del territorio coperto da telecamere, quindi da telecamera in sala operativa, se l'incendio è coperto, vediamo lo sviluppo. Come si vede? Dall'intensità del fumo, dalla direzione, capiamo se inizialmente è potenzialmente pericoloso oppure è una cosa gestibile con le forze normali, insomma. Questo è una novità degli ultimi anni. Certo, no, ma poi il fatto di anche di proprio nel leggere, no, l'incendio, il fatto di capire innanzitutto il vento, perché il vento è uno dei tre fattori che predisponenti l'incendio: sono il vento, la pendenza e l'esposizione dei versanti più o meno scaldati dal sole, sono i tre fattori che in qualche modo sono favorevoli all'insorgere dell'incendio. Quindi chi arriva nel posto deve proprio leggere questo, vedere il vento, come, dove spingerà l'incendio, quindi è una visione, dicevo prima, strategica più generale, che poi tu la attui via via con delle tattiche, con delle manovre, però l'importante è capire come questi tre fattori incidono, perché se non c'è il vento è molto più semplice, capito? È topografico l'incendio, quindi c'ha la sua direzione sua, ma quando c'è il vento gli fa.